Eccoci qua, possiamo iniziare. Grazie veramente a tutti della partecipazione. Ringrazio Salvatore Martiniello della Daikin per la prima parte del webinar e Enzo Sarnataro che farà la seconda parte per quanto riguarda Oventrop sul bilanciamento degli impianti. Cercheremo di stare all'interno di un'ora di collegamento. E, come sempre, poi il webinar verrà registrato e sarà disponibile poi da domani sul canale dell'agenzia di YouTube. Quello che vi chiedo è di chiudere anche il video, in modo tale che, oltre all'audio, sicuramente in questo modo riusciamo ad avere più banda, per i due relatori e per far scorrere le slide. Rispondo a tutte le domande, in chat, e soprattutto chi riesce si può alzare la mano o abbassare la mano, c'è il tasto. Chi non lo dovesse trovare, stiamo utilizzando il tasto della reazione, quindi il pollice, come ho fatto io in questo momento. Chiaramente riesco a vederlo e quindi magari se posso interrompere o comunque anche il relatore a mano che parla vuole fare una pausa per se ci sono delle domande di chiarimento o di osservazioni e di approfondimento lo può fare liberamente. Allora, inizierei quindi subito con Salvatore Martiniello e vi ringrazio ancora tutti quanti e ci vediamo più tardi. A dopo. Salvatore, puoi condividere lo schermo Sì, appena. certo. Buon pomeriggio a tutti. Allora, vediamo un po'. Ok, perfetto. Walter, mi confermi che si vede? Ti confermo che si vede, puoi iniziare. Ok, allora buon pomeriggio a tutti, grazie per la partecipazione. Il secondo evento che proposto dall'agenzia a cui ho la possibilità di partecipare. Oggi parleremo esclusivamente del SaniCube, quindi non entreremo in merito ad altri prodotti Daikin, quindi di solito parliamo di pompe di calore. Prima di iniziare a parlare del SaniCube, vorrei un attimino fissare quelli che poi sono i concetti, ovvero quanta acqua calda riesce a produrre una caldaia e in effetti a cosa servono gli AQ, perché, scusate un attimo, devo spostare, perché non vedo, ecco qua, a cosa serve un accumulo? Soprattutto nella produzione dell'acqua calda sanitaria, quindi non parleremo di volani termici nello specifico. Bene, qui sulla destra ho indicato quello commentato a cosa serve semplicemente un accumulo, ha la funzione in sostanza di migliorare quelle che sono le performance di un generatore di calore quando è necessario erogare una certa quantità di acqua calda sanitaria, ovvero se ho dei picchi di prelievo, ho la necessità di avere una grossa quantità d'acqua nello stesso istante, ho bisogno di più energia, chiaramente. Se io volessi avere sempre lo stesso generatore e poter erogare più acqua, ho necessità di avere un accumulo. Ipotizziamo l'accumulo come se fosse una batteria, quindi come le batterie dei nostri veicoli, piuttosto che le batterie che utilizziamo tutti i giorni nei nostri elettrodomestici, ci permettono di accumulare l'energia e di poter utilizzare gli elettrodomestici. In questo caso noi accumuliamo energia termica nell'accumulo e la utilizzeremo per produrre acqua calda sanitaria. Questo è il motivo per cui una caldaia, la caldaia più banale che troviamo sul mercato, le caldaie combinate, cioè vale a dire le cosiddette caldaie che può produrre sia il riscaldamento che la produzione di acqua calda sanitaria è di potenza minima di 24 kW. Sulla sinistra ho riportato, e semplificando il tutto ad una piccola formuletta, quanto può erogare una caldaia. Come quanti kilowatt, cioè quanti kilowatt sono necessari per erogare un litro d'acqua a delta T30? Cosa vuol dire? Se io volessi innalzare della temperatura di 30 gradi, 12 gradi e istantaneamente innalzare questa temperatura e portarla a 42 e la possiamo semplificare con questa piccola formuletta. Quindi un litro d'acqua per la differenza di temperatura tra acqua calda e acqua fredda in ingresso diviso 8 e 60
ci dichiariamo, calcoliamo i kilowatt necessari per un solo litro d'acqua, approssimato a 0,034. In realtà c'è un'approssimazione. Quindi possiamo dire che per poter riscaldare un litro d'acqua e portarlo da 12 a 42 gradi ho bisogno di 0,340 watt, ovvero 0,034 kilowatt per litro. Che ne deriva? Che una caldaia da 24 kilowatt con una produzione istantanea, considerando 0,034 kilowatt per litro, può erogare al massimo 705 litri ora, che diviso ai 60 minuti eroga 11 litri, circa 12 litri, ovvero circa una doccia e mezza. Questo è il motivo per cui abbiamo caldaie di potenze così, così grosse. Chiaramente, se io volessi invece aumentare il fabbisogno dell'acqua calda sanitaria senza sovradimensionare quello che è il generatore di calore, che cosa posso fare? Aggiungere una batteria, ovvero il nostro accumulo, la nostra batteria, accumulare ulteriore energia nell'accumulo e fare in modo che quando all'occorrenza, quando ho bisogno di erogare acqua calda sanitaria, avrò la somma dei due, cioè avrò l'attivazione del generatore 24 kW più tutta l'energia accumulata nell'accumulo. E quindi questo, prima di parlare dell'accumulo, giusto per capirci come può essere dimensionato un sistema del genere. Qual è il vantaggio dell'accumulo? Sicuramente il vantaggio dell'accumulo è quello di avere una, diciamo così, una produzione di acqua calda sanitaria più stazionaria, più equilibrata, e quindi poter produrre non solo più acqua calda sanitaria, ma avere, diciamo così, una continuità nell'erogazione della temperatura per un certo periodo. Per un certo periodo. Cerchiamo di capire adesso come vengono definiti, cioè quando i tecnici, i progettisti devono dimensionare un sistema per l'acqua calda sanitaria, fanno alcune valutazioni. Quali sono? Qui, diciamo, sinteticamente ho rappresentato una tabella che magari molti di voi già conoscono, ma è la stessa che viene, diciamo, se tutto deriva da una norma di riferimento. In realtà sulla produzione di acqua, sul fabbisogno di acqua calda sanitaria non esiste un numero certo, o meglio, sono delle statistiche. Statisticamente la doccia più o meno di profilo medio può essere di 50 litri al giorno. Ma questo non è detto, io potrei farmi una doccia da 80 litri al giorno, tranquillamente. Ma mediamente, chiaramente in maniera statistica, dovevo avere un punto di riferimento. Qui sulla sinistra vediamo quindi una tabella dove, faccio un esempio, per edifici residenziali, per un alloggio con un solo locale servizio, il consumo giornaliero è di 260 litri al giorno. Quindi considerando non solo le docce, ma anche quella acqua calda sanitaria che può essere utile per l'utilizzo di alcuni elettrodomestici, per esempio, se utilizzano acqua calda sanitaria, o per il lavaggio dei piatti, per intenderci, quindi dei servizi. Utilizzo di temperatura a 40 gradi, quindi al rubinetto i 40 gradi, e poi troveremo che cosa? Specificato il periodo di punta e il periodo di preriscaldo. Attenzione a questo. Cosa vuol dire periodo di punta? Vuol dire che il consumo è concentrato in un'ora e mezza, ma non vuol dire che avrò il massimo consumo, cioè non tutti consumeranno, vuol dire che probabilmente avrò un profilo in un'ora e mezzo, statisticamente dovrei consumare quei 260 litri. Poi troveremo in queste tabelle, qui la vediamo così, ma diciamo sì, mediamente troverete sempre questi due punti di riferimento, periodo di punta e periodo di preriscaldo, questi due fattori di riferimento. Il periodo di preriscaldo è il periodo necessario per poter riscaldare questo accumulo, questa nostra batteria. Quindi io due ore prima faccio partire il mio generatore, riscaldo l'accumulo e nel periodo di punta che cosa avrò? Avrò a disposizione l'energia accumulata nell'accumulo e la potenza istantanea del generatore. Qui sulla destra poi ho riportato un profilo di carico tipo, è un esempio chiaramente, era giusto per poter capire. Adesso lo analizziamo. Inoltre, oltre a questi fattori, quello che si valuta sono i fattori di contemporaneità.
Quindi quando abbiamo dei sistemi centralizzati, devo tener conto che non tutti apriranno i rubinetti contemporaneamente. Faccio un'osservazione, sarebbe impossibile pensare che tutti alle 7:15 si alzano e tutti alle 7:15 faranno la doccia per 5 minuti. È impossibile, è assolutamente impossibile. Tranne per le strutture sportive, faccio esempio, una palestra, magari c'è una contemporanea perché saranno 10 docce, ci sono 40 ingressi in palestra e magari vengono utilizzati tutti in maniera contemporanea. Ma in un'abitazione, piuttosto che in un albergo, è praticamente impossibile. Faccio un'osservazione, vi è capitato, tutti sarà capitato di andare in albergo, non è che troverete alle 7 tutti a fare colazione. Chi farà colazione alle 7, chi farà colazione alle 8 e così via. Allo stesso modo saranno le docce, quindi la concentrazione è su un periodo di punta. Guardiamo adesso il grafico e analizziamo. Quindi avremo queste due zone, le identifichiamo come periodo di preriscaldo. Qui troviamo su quest'asse il profilo in litri al minuto, il profilo di prelievo in litri minuti, quindi da 0 a 70 litri, ma ripeto, è perché è solo un esempio. E qui abbiamo il tempo, l'orario in cui si concentra il periodo di punta. Questo riquadro identifica quello che è il nostro periodo di punta, questo riquadro identifica quello che è il profilo medio della giornata. Bene, che cosa possiamo osservare? Che in realtà fino a 20 litri minuto ci potrebbe essere una normale caldaia con produzione istantanea, quindi mediamente non ho quasi necessità di utilizzare un altro generatore per fare acqua calda sanitaria. E quindi che cosa succede? Succede che in realtà io, facendo un'analisi, solo in alcune ore della giornata posso avere dei profili di prelievo. Tornando un attimino alla tabella, in realtà cosa possiamo notare? Che anche in strutture ricettive come albergo e pensioni, il periodo di punta, qui lo ritroviamo, in realtà purtroppo non l'ho riportato, il periodo di punta di solito si concentra in un'ora, in un'ora e mezza, due ore. Si valuta in funzione di quello che poi sono, diciamo così, la grandezza dell'albergo. Ho tagliato male la slide, qui manca un rigo della tabella. Quindi cosa succede? Che in realtà solo in un periodo di tempo della giornata ho bisogno di più energia per poter erogare l'acqua calda sanitaria. Tra l'altro, in questo periodo di punta non avrò un profilo continuo, avrò un profilo che magari alle 7:15 iniziano a svegliarsi le prime persone, iniziano a prelevare acqua, poi magari alle 7:45 posso avere il picco, ma il picco può durare 5-6 minuti, quindi la verifica del mio sistema per verificare se effettivamente riesce a mantenere il profilo di prelievo massimo lo farò in un periodo di tempo che può essere anche, diciamo, di soli 4, 5, massimo 10 minuti, perché probabilmente poi cambierà il profilo di prelievo. Statisticamente è così. Tra l'altro, aumentando il numero per dire, di prelievi, quindi il numero di stanze, se parliamo di un albergo, questo profilo continua ad essere ancora più discontinuo, quindi possiamo avere una grossa variazione del profilo di carico. Bene, io a questo punto che cosa devo valutare? Quanto deve essere grande il mio generatore principale e quanta acqua devo accumulare, o meglio, quanta energia devo accumulare nei miei accumuli. Cosa succede? Che se io faccio due considerazioni, che se ho un generatore principale sottodimensionato, cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere che dovrei, magari per assurdo, devo avere degli accumuli troppo grossi, quindi rischio di avere delle dispersioni sugli accumuli. Adesso, per dire, l'accumulo più efficiente potrebbe disperdere un kilowatt e mezzo nelle 24 ore. Se io considerassi 10 accumuli, potrei avere 15 kilowatt che perdo in 24 ore. Non è energia trascurabile che vado a perdere. Quindi potrei avere un grosso volume che inutilmente lo terrei caldo durante tutta la giornata per un prelievo che è concentrato solo in un piccolo periodo. Oltre ad avere, quindi, avrei dei consumi esagerati. Viceversa, se avessi un generatore principale sovradimensionato, quindi per stare sereno cosa faccio? Metto l'accumulo e sovradimensiono il generatore.
Il problema potrei avere poi dei costi di gestione elevati, perché avrei un generatore che lavora male, un'efficienza di sistema scarsa e dei costi di esercizio elevati. Magari poi avrei una serie di incombenze dovute a pratiche INAIL piuttosto a verifiche dei vigili del fuoco. Quindi io in definitiva devo trovare un compromesso. Bene, a questo punto quanta energia posso, cioè se io adesso volessi fare un bilanciamento e capire quanto deve essere il mio generatore, quanta energia posso stoccare, fondamentalmente cosa mi occorre sapere? Mi occorre sapere, ok, ma in un accumulo come quello dei Daikin, che è, facciamo l'esempio, prendiamo il modello da 500 litri, quanta energia posso accumulare? Bene, anche in questo caso è banalissimo il calcolo, possiamo quindi considerare i 500 litri di contenuto d'acqua all'interno dell'accumulo, moltiplicare per la differenza di temperatura, in questo caso la nostra differenza di temperatura è identificata dalla temperatura di consegno minima all'uscita dell'accumulo e la temperatura di consegna dell'accumulo, quindi alla temperatura a cui vogliamo portare l'accumulo. In questo caso consideriamo 65 gradi meno 42 di consegna minima, abbiamo la possibilità di stoccare circa 13,37 kW. A questo punto la domanda è quanti litri possiamo erogare considerando la contemporaneità di funzionamento della caldaia più quell'energia che abbiamo accumulato all'interno di questo accumulo. È semplicissimo, basta sommare le due potenze, in questo, diciamo così, l'energia contenuta nell'accumulo e l'energia generata dalla caldaia, quindi 24 kW più 13,37, erogheremo 37,37 kWh, che diviso questo fattore, ho identificato questo fattore per semplificare, vi ricordo che 0,034 non è altro che l'energia necessaria per un litro d'acqua per innalzarlo di 30 gradi, quindi per un delta T30. Quindi diviso 30, in questo caso consideriamo 12,42 delta T30. Pertanto, diviso 0,034, il nostro sistema può erogare 1099 litri in un'ora, perché voglio specificare in un'ora, parliamo di energia innanzitutto, in un'ora perché dopo la seconda ora, quindi quanti litri posso erogare in due ore, quindi quando ho il mio picco, lo identifico come picco perché in realtà avrò il mio periodo di picco, che è quello che abbiamo visto prima, ovvero io ho un periodo di picca che può avere delle punte effettivamente di massima, dopodiché inizia a scemare fino a rientrare nel profilo medio di utilizzo. Quindi per due ore avrò sempre il generatore attivo, perché il generatore chiaramente consuma metano, perché è una caldaia, potrebbe essere una pompa di calore, continua a funzionare, quindi i miei 24 kW sono continui. Più i 13,37 kWh che ho immagazzinato nell'accumulo. Bene, nell'accumulo avrò solo i 13 kW. Dopo un'ora il mio accumulo è esaurito. Quindi avrò i 24 kW per 2 più i 13 kW che ho stoccato nel mio accumulo, saranno 61 kW, che diviso 0,034 avrò erogato 1805 litri ora. Quindi in questo modo posso capire nel periodo di picco il mio sistema, se considero il mio periodo di picco, la mia soluzione, quanta acqua riuscite a erogare. Normalmente il periodo di picco è un'ora e mezzo, due ore in strutture ricettive, meno che chiaramente ci sono strutture ricettive dove chiaramente il periodo di picco può scendere anche a solo un'ora e mezza. Questa è una valutazione che farete pure voi in funzione del tipo di utilizzo che se ne fa della struttura. Ma quello che è interessante, quello che dobbiamo cercare di capire, prima abbiamo parlato di periodo di reintegro, ovvero devo evitare che questo generatore sia troppo piccolo, perché cosa potrebbe capitare? Potrebbe capitare che nel questo tipo, il nostro profilo di prelievo termina più o meno alle 8:30, benissimo, magari poi un altro profilo di prelievo che inizia alle 14, faccio un esempio. Devo fare in modo che alle 14 questo accumulo sia di nuovo pronto all'utilizzo, quindi devo considerare il tempo di ripristino dell'accumulo. Bene, anche in questo caso possiamo considerare, almeno di alcune osservazioni, adesso vi spiego il motivo,
semplificare il tutto ad una semplice formuletta. Sapendo che un accumulo posso accumulare solo 13,37 kW, diviso i 24 kWh della caldaia, che possiamo erogare con la caldaia, sono circa 0,6 ore, ovvero 36 minuti. Qui ho approssimato, quindi qualcuno che farà il calcoletto magari si ritroverà 0,55 ore, ma ho approssimato per semplificare alla virgola. Qui ho indicato in condizioni stazionarie, cioè vale a dire che in maniera lineare, in realtà al raggiungimento della temperatura di set point dell'accumulo, il tempo inizia, diciamo così, un po' ad allungarsi. Quindi non saranno proprio 36 minuti, diventeranno 40-45 minuti, perché chiaramente diminuisce il delta T tra l'accumulo e la mandata della caldaia e quindi si allungano leggermente i tempi di messa a regime dell'accumulo. Ma trascurando questo dettaglio, il tempo più o meno di ricarica di un accumulo è questo, quindi significa che più o meno io al massimo in una quarantina di minuti ho ricaricato l'accumulo e ho di nuovo a disposizione cosa? I 37 kW, che è la somma della caldaia più l'energia accumulata nell'accumulo. Bene, qualcuno di voi vuole fare una domanda? Non gli è chiaro? Posso proseguire? E aspettiamo un attimo, vediamo subito se c'è qualche domanda. Poi procedere. Ok, quindi giusto per ricordare, invece il solo sistema in caldaia, quindi la sola caldaia istantanea, senza l'aggiunta di un accumulo, poteva erogare al massimo 705 litri ora, ovvero gli 11 litri al minuto, come se fosse una sola doccia. Come è fatto adesso? Adesso vediamo un attimino come sono fatti i nostri accumuli. Allora, il nostro accumulo si presenta in questo modo, quindi ha un isolamento polimerico. All'interno di questo isolamento abbiamo una serie di serpentini a bagnomaria che hanno il compito di sia di caricare l'accumulo dell'energia necessaria che di prelievo. Quindi sia l'acqua del primario, in questo caso parlavamo di una caldaia, ma potrebbe essere una pompa di calore, sia l'acqua, il fluido termovettore, in questo caso l'acqua calda sanitaria, non è a contatto con l'acqua tecnica contenuta all'interno dell'accumulo. Nella fattispecie, qui vediamo il modello Hybrid Cube, quindi abbiamo tutta una gamma anche solo dedicata alle applicazioni con le pompe di calore. Sappiamo benissimo che con le pompe di calore è preferibile avere uno scambiatore maggiorato avendo temperature di mandata più basse. Quindi aumentiamo quella che è la superficie di scambio a contatto con l'acqua tecnica. Quindi abbiamo circa 44 metri, in questo caso parliamo di 44 metri lineari di serpentino immersi a bagnomaria per la produzione dell'acqua calda sanitaria e 32 metri è il serpentino di carico immerso che è collegato poi al generatore primario che, come dicevo prima, potrebbe essere una pompa di calore. Quali sono i vantaggi di un accumulo di questa tipologia, un accumulo di tipo tradizionale? Devo dire, anche noi abbiamo degli accumuli tradizionali, abbiamo tutta una gamma di accumuli tradizionali all'interno del listino. Ecco, allora abbiamo produzione istantanea dell'acqua calda sanitaria, quindi ci permette di ottimizzare quelli che sono i cicli anti-legionella, cioè non abbiamo più la preoccupazione della disinfezione anche dell'accumulo, perché in realtà parliamo di un serpentino che è costantemente flussato dall'acqua. Quindi è molto meglio rispetto ad un accumulo, dove qui ho riportato una foto, ci fa capire cosa potrebbe poi nel tempo depositarsi. Assenza di moti convettivi. Perché questo? Perché in realtà, a differenza di altri accumuli tecnici, questo accumulo non ha nessun contatto sia con la fonte del primario sia con il secondario, diciamo così, con la produzione di acqua calda sanitaria. Cosa voglio dire? Cioè, abbiamo sia il serpentino di carico, questo lo vediamo questo al centro di questa immagine, il serpentino di carico dell'accumulo, dove vi circola l'acqua del primario del generatore di calore. L'acqua calda sanitaria viene prelevata dall'altro serpentino.
Quindi l'acqua, diciamo così, all'interno dell'accumulo contenuta è praticamente sempre in quiete, non viene mai rimescolata, non è sottoposta ad alcuna movimentazione. Questo favorisce che cosa? Problemi di stratificazione all'interno dell'accumulo. Ecco. Infatti, negli accumuli tradizionali si creano fenomeni di miscela e destratificazione della temperatura. Ed è molto difficile, devo avere degli accumuli un poco più complessi per poter garantire questa cosa. Che cosa succede? Quando io apro il rubinetto su un accumulo del genere, se ho una certa portata e, diciamo così, ho una portata costante, avrò, diciamo così, un effetto pistone. Cioè, che cos'è questo effetto pistone? Avrò uno svuotamento costante dell'accumulo fino a terminare e iniziare a uscire l'acqua fredda. Quando però ho delle portate discontinue, apro e chiudo il rubinetto, poi mi fermo, riapro, poi chiudo, in realtà l'acqua più calda, anche contenuta sulla parte alta, tende a miscelarsi con l'acqua più fredda che è sulla parte del fondo, dovuta anche a dei movimenti, a delle turbolenze che si creano nella movimentazione dell'apertura dei rubinetti. Ed è molto difficile, ci sono accumuli complessi dove ci sono dei destratificatori, delle piastre per evitare che l'acqua più calda si possa rimescolare con l'acqua più fredda. Questa cosa comporta? Comporta che magari l'accumulo diventa, comunque è metallico, e comporta diciamo, eventuali manutenzioni. Tra l'altro è soggetto a corrosione, perché nel nostro caso è polimerico e l'acqua contenuta all'interno dell'accumulo non è soggetta a nessuna, diciamo così, è acqua stagnante, è sempre la stessa acqua. L'isolamento termico in questo caso è continuo e abbiamo un isolamento termico che garantisce una perdita di calore inferiore a 1,5 kW, 1 kWh su giorno con un accumulo a 60 gradi. Perché questo? Perché l'accumulo è ben isolato, sulla gamma da 500 litri abbiamo una parete di 10 cm di schiuma poliuretanica iniettata tra le due pareti polimeriche e non solo sulle pareti laterali, ma anche sul fondo e sul tappo, quindi in realtà l'accumulo è ben isolato. In alcuni casi, con accumuli tradizionali, soprattutto di certe dimensioni, cosa capita? Spesso si capita di vedere una cappottina dove magari ci si infila pure l'aria all'interno di questa cappottina e il fondo è praticamente non isolato, quindi abbiamo delle notevoli dispersioni verso il basso. Altro aspetto positivo di questo accumulo, come possiamo vedere, gli attacchi sono tutti sulla parte superiore. I lati possono essere anche non accessibili, quindi possiamo affiancare altri accumuli e creare dei sistemi modulari. Poi vedremo qualche esempio. In questo caso gli attacci sono di tipo radiale, quindi ce li troviamo sui lati. Molto spesso sugli accumuli più grandi addirittura più lati vengono investiti per gli attacchi, e quindi abbiamo necessità di lasciare uno spazio di manutenzione sulla circonferenza dell'accumulo anche per una questione di manutenzione. Per esempio qui non abbiamo l'anodo, qui invece abbiamo necessità di accedere all'anodo e soprattutto l'accesso per poter garantire la pulizia dell'accumulo, se questa è la condizione in cui poi potremmo trovarlo. Com'è è fatto l'accumulo? Allora, come vi dicevo prima, l'accumulo sulla parte alta ha tutti gli attacchi. Gli attacchi sono ben identificati. Sul tappo dell'accumulo viene stampato l'immagine di ogni singolo attacco. E a cosa serve? Quindi il rubinettino ci fa capire che l'attacco che possiamo utilizzare per la produzione dell'acqua calda sanitaria, vengono identificati in blu e in rosso gli attacchi per poter capire quale può essere collegato, in questo caso utilizzeremo il rosso per l'acqua calda sanitaria. Un attacco 3 e 4, quindi questo è quello che troveremo proprio stampato sull'accumulo, carico bollitore alto, cosa vuol dire? Praticamente un serpentino che dove la superficie è concentrata più sulla parte alta dell'accumulo. Quindi qui potremmo collegare un generatore di riserva, un generatore come una caldaia, oppure il termocamino per intenderci. Carico bollitore basso è lo stesso serpentino del 3-4, ma in realtà è esteso nella parte più bassa dell'accumulo.
Quindi magari qui ci posso collegare quel generatore più conveniente che funziona ad una temperatura più bassa e quindi agevoliamo la sua funzione di scambio termico con l'acqua più fredda, quindi con la parte più bassa dell'accumulo. Infine abbiamo lo scambiatore 7-8 che è uno scambiatore dedicato all'integrazione termica, ovvero vogliamo utilizzare tutta quell'energia in surplus accumulata all'interno di un accumulo per poi poter fare integrazione su un impianto di riscaldamento senza raffreddare e compromettere l'acqua calda stratificata per l'acqua calda sanitaria. Quindi anche se continua a circolare l'acqua di ritorno di una caldaia, faccio l'esempio, mandata dalla caldaia ai radiatori, il ritorno dei radiatori attraversa questo scambiatore e poi rientra nel ritorno della caldaia a condensazione. Questo tipo di funzionamento ci permette di prelevare l'energia in surplus, perché magari in quel momento è attivo il pannello solare termico sta surriscaldando l'accumulo, lo prelevo questa energia in più, faccio integrazione sul ritorno della caldaia, ma cosa interessante, senza raffreddare la parte superiore dell'accumulo. Poi infine abbiamo la parte relativa agli attacchi del solare termico e in questo caso abbiamo due tipologie di solare termico, poi ne parleremo, abbiamo sia gli attacchi dedicati per il solare termico in pressione, sia gli attacchi per il solare termico a svuotamento, che noi preferiamo per una serie di motivi che poi vedremo in seguito. Questa è la gamma, abbiamo una gamma da 300 litri, la gamma si chiama Solaris tutta quanta, cioè sono quegli accumuli che si possono collegare ad un sistema solare. In realtà abbiamo anche una gamma SC, viene identificata, quindi in questo caso si chiama SCS, cioè la gamma SC, quindi senza la lettera S finale, a cui non è possibile collegare un sistema solare termico. Ad ogni modo vediamo, diciamo, sì, la gamma principale, quindi tutti gli SCS si sono da 300 litri, sia per il collegamento del solare a svuotamento drain back, sia per il collegamento del solare in pressione. Cosa possiamo notare? Quali sono le differenze? In realtà qui sul solare in pressione troveremo uno scambiatore in più dedicato proprio al collegamento del solare in pressione. Mentre nel collegamento per il solare a svuotamento troveremo solo un attacco, che è quello dello svuotamento, diciamo sì, di uno degli attacchi al solare termico a svuotamento, che l'altro è concentrato, diciamo sì, si trova sulla parte frontale dell'accumulo, lo vediamo in seguito. Allo stesso modo abbiamo gli accumuli da 500 litri, sempre con attacco solare in pressione o alternativa solare drainback. Sono di dimensioni molto contenute, considerate che il 500 litri è solo 79 cm per 79 per 1,66 m di altezza, quindi veramente molto contenuti per circa 60-65 kg di peso dell'accumulo, quindi è trasportabile, è leggero, può attraversare le porte ed è modulare, cioè possiamo collegare due accumuli assieme, quindi aumentare il volume a 1000 litri collegando un solo kit di pannelli solari anche su due accumuli. Quindi noi potremmo fare uno scenario due accumuli col solare termico. Abbiamo poi abbiamo veramente un'infinità di scenari di collegamenti che possiamo vedere e valutare in ogni caso. Cioè, quindi possiamo fare varie soluzioni, riscaldo e finale, ma vediamo adesso qualche schema. Ecco qua, schemi di impianto. Per esempio, uno degli schemi che noi preferiamo è quello quando vogliamo fare produzione acqua calda sanitaria e integrazione di solare termico, quello di evitare di collegare sullo stesso accumulo la caldaia. Questo perché? Perché avendo una caldaia di sicuramente di potenza minima di 24 kW, potrebbe accadere che, faccio un esempio, di mattina presto inizia il mio profilo di prelievo, svuoto il mio accumulo, mi parte la caldaia essendo da 24 kW, l'abbiamo già visto nell'esempio precedente, in poco meno di 40 minuti mi ricarica l'accumulo. Successivamente alle 8 sorge il sole, bene, il solare non parte perché l'accumulo è già caldo. Viceversa invece, se avessimo avuto qua una pompa di calore da 2, 3 kW, 4 kW, sicuramente non impiegherebbe mezz'ora per poter ricaricare l'accumulo. Quindi
potrebbe partire la pompa di calore e in successione il solare termico e caricare contemporaneamente l'accumulo. Bene, in questo caso io che faccio? Preferisco avere un accumulo di preriscaldo dove vado a collegare il mio solare termico e chiamo preriscaldo, quindi magari ci sentiamo telefonicamente ci capiamo, dove collego esclusivamente il mio solare termico, ho un secondo generatore, qui potrei collegare il solare termico e un secondo generatore conveniente, una piccola pompa di calore che mi fa solo acqua calda sanitaria, dove col concetto di preriscaldare l'accumulo, quindi in questo caso il solare termico mi partirà sempre, l'accumulo anche a 20 gradi e il pannello a 35, il pannello inizia a scambiare con l'accumulo e a preriscaldare l'accumulo. Col concetto di preriscaldare l'acqua dell'accumulo finale e poi poter, diciamo, si integrare solo la restante parte con la caldaia, quindi riducendo al minimo il lavoro della caldaia. Altro schema, per esempio in questo schema non solo ha la funzione di la caratteristica di produrre acqua calda sanitaria, integrazione solare, ma anche di fare integrazione di riscaldamento. In questo tipo di scenario abbiamo che cosa? Sempre lo stesso accumulo di preriscaldo, abbiamo un finale, in questo caso è una pompa di calore integrata, quindi è lo stesso accumulo ma integrato anche con la pompa di calore, con il concetto di preriscaldare ovviamente sempre l'acqua calda sanitaria, ma di trasferire il calore in eccesso all'occorrenza dall'accumulo principale di preriscaldo all'accumulo di finale. Con quale logica? Faccio un esempio, magari il mio campo solare d'estate e d'inverno è più che sufficiente per riscaldare l'accumulo, arriva in temperatura, quindi raggiunge i miei 70 gradi, faccio un esempio, 70 gradi, quando l'accumulo è carico, tutta l'energia in surplus contenuta nel primo accumulo si trasferisce sul secondo accumulo per mezzo di un altro circolatore di trasferimento e collegandolo a questo scambiatore. In questo momento, in questo caso, non ho un solare termico che mi lavora su un solo accumulo, ma in realtà avrò un solare termico che riesce a lavorare su uno o su due accumuli, evitando di ridurre, in questo caso evitiamo addirittura di far partire la pompa di calore per la produzione dell'acqua calda sanitaria. In più, con questa tipologia di impianto potremmo fare anche un'integrazione al riscaldamento. E magari su questo preriscaldo poi con degli scambiatori liberi potremmo andare ad alimentare una piscina senza compromettere la produzione dell'acqua calda sanitaria sul finale. Insomma, gli scenari che possiamo fare sono veramente infiniti. L'applicazione, invece questo è un esempio di applicazione su grandi impianti, questo è uno schema che abbiamo fatto ultimamente, dove abbiamo una pompa di calore per il riscaldamento, un sistema ibrido in realtà due volte, dove praticamente c'è una pompa di calore principale a bassa temperatura, un salto termico, il primo salto termico alla pompa di calore, il secondo salto termico diciamo nei sistemi ibridi dove ci sono delle caldaie per poter raggiungere anche 60 gradi. L'acqua calda sanitaria può essere prodotta in batteria da uno o più accumuli. Altro scenario, grandi impianti, potremmo avere, diciamo così, collegando in parallelo i vari accumuli, avere un preriscaldo che potrebbe essere, come in questo caso, un recupero da una pompa di calore che lavora a recupero, quindi in questo caso io recupero l'energia della stessa del chiller nel periodo estivo, quindi faccio un preriscaldo nel periodo estivo e il finale lo posso collegare ad un'altra pompa di calore dedicata solo per l'acqua calda sanitaria. Come dicevo, quindi possiamo fare sia dei sistemi diciamo per civile abitazione, ma anche dei sistemi dedicati per strutture ricettive, quindi grandi impianti. Abbiamo parlato di solare termico e come vi dicevo, il solare termico che noi consigliamo caldamente è sempre il sistema a svuotamento. Che cos'è questo sistema a svuotamento? Vi faccio vedere una piccola animazione per rendere l'idea. In realtà abbiamo un accumulo in cui, come dicevo, vengono immersi a bagnomaria degli scambiatori, quindi uno dedicato alla produzione dell'acqua calda sanitaria, in questo caso poi, diciamo, possiamo avere altri scambiatori.
Ma quello del solare termico a svuotamento in realtà non c'è, cioè il solare non è collegato ad alcun scambiatore. Preleva direttamente l'acqua tecnica contenuta all'interno di questo accumulo. Cosa succede quando splende il sole e riscalda il pannello? I pannelli si riscaldano, la temperatura viene raggiunta, parte il circolatore, il sistema carica le tubazioni e ritorna giù l'acqua nell'accumulo, riscaldando l'accumulo. Con questo cosa voglio dire? Vedendo la slide precedente, in realtà quando è in quiete l'acqua contenuta nell'accumulo e nelle tubazioni è a questo livello. Il sistema, quando non è in funzione, è completamente vuoto. Quindi, quando poi abbiamo questa condizione, quindi non abbiamo più il sole e inizia a piovere, i pannelli si raffreddano e il sistema praticamente cosa fa? Preleva l'aria da questa parte dell'accumulo e si svuota completamente, rimanendo quindi senza alcun fluido all'interno dei pannelli. E tra l'altro non è in pressione, quindi non c'è pressione, quando è vuoto non c'è alcuna pressione. Quindi magari qualcuno di voi dice, vabbè, ma il pannello poi quando è fermo e c'è il sole, cosa potrebbe accadere? Assolutamente nulla, il pannello è progettato per stare al sole e a differenza di un sistema in pressione che è fermo, ma comunque c'è una pressione piuttosto elevata, a volte possiamo raggiungere delle pressioni di 5-6 bar, in questo caso, essendo un vaso aperto, il sistema è un vaso aperto, non c'è alcuna pressione, è vuoto, però la pressione all'interno delle tubazioni è zero, quindi non abbiamo stress dovuto, diciamo così, a un'elevata pressione e temperatura. Possiamo avere uno stress relativo solo ad un'elevata temperatura, che non è praticamente nulla. E questo vi fa capire che il sistema è molto semplice. Guardiamo questa immaginetta, non abbiamo né basi di espansione né valvole di sicurezza, proprio così come lo vediamo. Questa componentistica è banale. Quindi quali sono i vantaggi? Allora, innanzitutto non teme problemi di gelo, perché come vediamo qua nell'immaginetta, il sistema quando è fermo non è pieno d'acqua, quindi non può gelare. Né tantomeno può andare in ebollizione d'estate, perché comunque quando ha raggiunto la temperatura il pannello è vuoto. Tra l'altro una considerazione da fare, non c'è glicole, quindi il sistema rende circa un 30% in più in termini di scambio. Sappiamo benissimo che l'acqua glicolata limita quella che è la capacità di scambio del fluido. Pertanto quando è in funzione il sistema, avendo acqua all'interno del pannello, quando viene chiaramente in temperatura, è difficile, è veramente raro vedere il pannello che possa andare in stagnazione durante il funzionamento. Può andare in stagnazione quando l'accumulo ha raggiunto gli 80 gradi, vi posso garantire che con questo sistema l'accumulo raggiunge gli 80 gradi, chiaramente si ferma perché ha raggiunto la temperatura limite di consegna dell'accumulo e quindi poi il pannello magari supera i 150 gradi. È l'unica condizione. Non abbiamo organi, non abbiamo necessità di manutenzione, perché in realtà qui non dobbiamo, solo l'installazione è notevolmente più semplice, non devo caricare l'impianto si carica da sé alla prima accensione, la pompa circola, carica l'impianto e si svuota, e non abbiamo bisogno, abbiamo dei costi di manutenzione veramente ridottissimi, per nulla, non abbiamo il vaso di espansione, non dobbiamo cambiare e verificare il glicole perché non c'è acqua glicolata. Ma perché poi è particolarmente efficiente? Questa è sicuramente una riflessione che molti di voi avranno già fatto in realtà. Allora, il concetto era quello di, con la realizzazione di questo accumulo, erano, diciamo così, i vantaggi dovevano essere due. Creare un accumulo semi-istantaneo, la parola semi-istantaneo cosa vuol dire? Vuol dire che quando l'accumulo si è completamente svuotato nella produzione dell'acqua calda sanitaria, riesce a erogare la stessa potenza istantanea che eroga il generatore dell'accumulo. Quindi è una sorta, diciamo così, è un accumulo che ci permette di sopperire al picco di richiesta per l'acqua calda sanitaria, ma quando è terminato il picco riesce a produrre acqua calda può produrre acqua calda sanitaria in continuo con la potenza del generatore. L'altro aspetto era quello di valorizzare
il solare termico. Perché? Perché il solare termico è energia gratuita, quindi dovevamo efficientare il sistema solare. Allora, in un sistema a impressione, come ho detto, in realtà anche noi abbiamo lo scambiatore per solare impressione, ma consigliamo sempre il sistema a svuotamento. In un sistema a impressione cosa accade? Abbiamo sempre gli stessi pannelli, nel nostro caso sono praticamente gli stessi pannelli. Cosa cambia alla fine? Cambia che noi all'interno dell'accumulo avremo uno scambiatore. Se tutto va bene, questo scambiatore, nella maggior parte dei casi, può essere circa 2 metri quadrati, diciamo così, nei grossi accumuli. Questo ci limita nella capacità di scambio quando abbiamo magari 2, 3, 4 pannelli. Perché cosa potrebbe capitare? Che in un certo periodo dell'anno, quindi il periodo estivo, in realtà abbiamo una certa potenza di generazione da parte dei pannelli solari. Questo scambiatore potrebbe risultare piccolo. Quindi cosa succede? Che in un certo periodo la temperatura del fluido primario si innalza così tanto fino ad arrivare a stagnazione. Quindi l'accumulo mi rimane freddo, ma il pannello mi va in stagnazione. Perché? Perché lo scambiatore è piccolo. In questo caso, invece, qual è il vantaggio? Che lavoriamo su tutti i 500 litri di volume, quindi non abbiamo una riduzione di scambio. Abbiamo 6 metri quadrati di pannello, ma come se avessimo 6 metri quadrati di scambiatore. In realtà è molto di più, perché lavoro su tutta l'acqua contenuta nell'accumulo. Quindi il ritorno dell'accumulo sarà a 50, 60, 70. Quindi tecnicamente il ritorno non potrà mai superare, per dire, 70 gradi. In questo caso invece potremmo vedere un fluido primario che lavora intorno ai 90 gradi e trovare l'accumulo a 55 gradi. Quindi è veramente limitante. L'altro aspetto è tutta una serie di organi che in questo caso non ci sono, e tutto quello che non c'è non si rompe. Questo penso che è una cosa che conosciamo benissimo. Quindi minor manutenzione sui nostri sistemi a svuotamento, minor consumi elettrici, perché la pompa entra in funzione solo quando veramente è necessario, e minori sono i componenti. Quali sono gli accorgimenti però da tenere sul solare a svuotamento? Sul solare a svuotamento bisogna garantire un'adeguata pendenza delle tubazioni del sistema verso l'accumulo, perché per potersi svuotare, come vediamo qui nell'immagine, abbiamo necessità di avere un dislivello tra i pannelli e l'accumulo. Qualora questo non fosse possibile, è possibile poi scegliere l'accumulo con il serpentino di pressione, con tutti i limiti del caso. Cioè, faccio un esempio: su un accumulo da 500 litri tranquillamente potete collegarvi 5 pannelli a svuotamento. Su un accumulo da 500 litri, solari diciamo da 500 litri, massimo 3 pannelli è già tanto. Potremmo avere dei periodi di stagnazione molto lunghi, soprattutto in zone come la Sicilia, cioè zone del sud dove l'irraggiamento è piuttosto importante, è meglio evitare grosse superfici sui sistemi in pressione. Sui sistemi a svuotamento non abbiamo alcun tipo di problema di superficie. Nel nostro caso i pannelli che utilizziamo nella nostra soluzione del solare termico sono praticamente gli stessi. Cosa cambia? Ve la faccio vedere, che è importante. Il pannello, quando viene fornito, sulla parte frontale vi è diciamo così, lo scatolo di protezione in cui è indicato il verso corretto di installazione. DB è il verso per il sistema svuotamento e la sonda si trova nella parte bassa. P è il verso per il corretto installazione del sistema impresso. Quindi è lo stesso pannello ruotato di 180 gradi. Okay? Questi tipi di accumuli, oltre ad averli, diciamo così, in catalogo stand alone, quindi li possiamo utilizzare per che cosa? Avete un termocamino? Bene, potete comprare l'accumulo Daikin per poter, diciamo così, accedere, faccio un esempio, al conto termico per una stufa a pellet, per esempio. Quindi, diciamo così, abbiamo solo l'accumulo. Daikin cosa ha fatto? Li ha integrati anche in quelle che sono le soluzioni per le pompe di calore. Quindi abbiamo la Daikin Alterma 3 Compact, che non è altro che una macchina che ci permette di fare contemporaneamente il riscaldamento e il condizionamento, ma anche la produzione dell'acqua calda sanitaria e integrazione sul riscaldamento con lo stesso accumulo. Perché cosa abbiamo detto prima? Che lo stesso accumulo ci permette di fare, essendo un accumulo termico, non solo la produzione dell'acqua calda sanitaria, ma anche l'integrazione con altra fonte di calore, per esempio in questo caso una pompa di calore,
solare termico, scusate, integrazione sul riscaldamento. Quindi posso avere lo scenario pompa di calore attiva, carico a cumulo per la produzione dell'acqua calda sanitaria, o in alternativa ho un secondo generatore di backup, una caldaia, o, come dicevo, stufa biomassa, solare termico, integrazione carico dell'accumulo e integrazione riscaldamento. Quindi lo stesso accumulo che abbiamo visto è integrato in una soluzione di pompa di calore, anche in questo caso versione 300 e 500 litri. Oppure abbiamo la soluzione scaldacqua in pompa di calore, quindi solo produzione di acqua calda sanitaria, lo stesso accumulo, la stessa tecnologia, quindi possiamo collegare il sistema solare termico a svuotamento o in pressione, se non è possibile fare lo svuotamento, ma in questo caso una pompa di calore dedicata solo per la produzione di acqua calda sanitaria, con potenza massima di 2,5 kW. Ecco, in questo caso, se mi si dovesse svuotare l'accumulo, la ripartenza della pompa di calore non comprometterebbe quello che è l'efficienza del solare termico, perché in realtà abbiamo una potenza, diciamo, a disposizione molto bassa, quindi mi partirebbe sì la pompa di calore, ma il solare termico farebbe tanta integrazione lavorando anche ad alta temperatura rispetto ad una pompa di calore. E infine abbiamo invece un accumulo con integrato una caldaia a condensazione, quindi quante di quelle situazioni dove mi ritrovo la stufa a biomassa, il mio sistema a biomassa, quindi stufa piuttosto che termocamino, ho bisogno di un accumulo e di una caldaia di backup che mi possa sopperire, per dire, nel periodo estivo alla produzione dell'acqua calda sanitaria, e perché no integrare anche il solare termico per poter fare integrazione non solo al sanitario e quindi anche al riscaldamento. Quindi una sola soluzione molto compatta, le dimensioni sono sempre le stesse, abbiamo detto prima che sono 90, il 500 litri è 90x90, alto 1,66 m, in questo caso avendo integrato anche la caldaia o l'altra soluzione con la pompa di calore, raggiungiamo circa i 2 metri di altezza dell'accumulo. Però comunque in un metro quadrato abbiamo una soluzione molto compatta, abbiamo la possibilità di integrare più generatori di calore oltre a quello integrato e avere, diciamo così, il vantaggio di poter integrare una fonte di calore come quella del solare termico, quindi una fonte rinnovabile ad integrazione sull'intero sistema. Tutti i nostri sistemi rientrano, diciamo così, vengono chiaramente le soluzioni, le possiamo discutere assieme con l'agenzia e trovare il migliore layout di installazione. Io ho terminato e grazie per l'attenzione. Se avete delle domande sono qui a disposizione. Salvatore, grazie a te, e se puoi levare la condivisione dello schermo così diamo subito spazio a Enzo. Intanto se ci sono delle domande le prendiamo, altrimenti le portiamo alla fine, così recuperiamo qualche minuto. Chiedo a Enzo di aprire il microfono. Anzi, il microfono Enzo, ci sono. Roberto, ciao, se apri lo schermo. Arrivo subito. Recuperiamo. Grazie Salvatore intanto e partiamo subito con Enzo. Buonasera a tutti, grazie di essere qua. Ci qualcuno attacca anche il video così magari... Ok. Allora, il video c'è, vai con l'audio. Ok, allora non lo vedo io. Perfetto, va bene, non importa. Niente, qualcuno già mi conosce, sono Sanataro Vincenzo, mi seguo l'Oven, troppo il centro Italia per l'Oven, quindi seguo anche l'Agenzia Combusti, che ringrazio per queste attività che sta portando avanti, quindi un ringraziamento veramente importante, perché è importante fare queste cose. Niente, mi occupo del centro Italia, del centro Italia per l'Oven, nella presentazione farò una breve carrellata dell'azienda, l'azienda del 1851, tutto ciò che vedete è prodotto da noi, quindi è stampato sia la parte plastica che la parte in ottone. La nostra filiale è a Bologna, questi sono i prodotti che trattiamo, quindi Oventrop non produce generatori, non produce terminali, produce però tutta componentistica per l'impianto idronica. Oggi parleremo del bilanciamento dei ricircoli sanitari, visto che il tema è la produzione dell'acqua calda sanitaria, parleremo del bilanciamento dei ricircoli naturalmente in impianti abbastanza complessi, insomma impianti a meno, diciamo dalla villa in su, ecco, dove ci sono più anelli di ricircolo. Il sistema fa parte della linea Acqua Nova System, che è un sistema, è la produzione Oventrop dedicata all'acqua calda sanitaria, dalla produzione alla distribuzione. Oggi però
focalizzeremo, visto che la produzione è stata presentata da Daikin, oggi presenteremo soltanto l'aspetto dei circoli. Ecco, questo è quello che succede a un impianto. Mi insegnate che un sistema di ricircolo sostanzialmente è come un impianto di riscaldamento, nel senso è un impianto che gira sempre su se stesso. Quindi cosa succede? Se ci sono zone favorite, e ci sono zone favorite nel ricircolo, perché naturalmente ci sarà il ricircolo più vicino, l'anello di ricircolo più vicino e l'anello di ricircolo più lontano, l'anello di ricircolo più lontano soffre la temperatura. E l'unico modo per risolvere questa sofferenza è andare a bilanciare l'impianto. L'altro modo, quello che si utilizza spesso, è alzare la temperatura di ricircolo, perché se alza la temperatura di ricircolo, l'anello sfavorito, che magari è a 30 gradi, se alzo la temperatura di ricircolo lo porto a 40, però la zona favorita poi è a 40. Quindi non è proprio il modo giusto alzare la temperatura. Il modo giusto è creare una perdita di carico. Nel senso, se ho degli anelli favoriti, in questo caso, se andiamo a rivedere la slide, erano questi due, vado a inserire una valvola di bilanciamento che può essere di due tipi. Può essere solo di bilanciamento portata, o può essere di bilanciamento portata ma anche termostatica. Dopo vedremo le differenze tra una e l'altra. Però ecco, vediamo che facendo questo, i ricircoli sono tutti alla stessa temperatura. Oltre ai ricircoli, anche l'acqua calda è alla stessa temperatura, perché se il ricircolo è bilanciato, l'acqua calda arriva subito alla temperatura, anche nelle zone sfavorite. Quindi questo è un po' quello che dovremmo fare. Quindi inserire semplicemente già... anche perché è talmente semplice la cosa, voi su un ricircolo inserite sempre una valvola di intercettazione, una valvola di chiusura. Invece di mettere la classica valvola di chiusura con un termometro, inseriamo una valvola di taratura con il termometro, quindi possiamo verificare la temperatura, ma nello stesso tempo e nello stesso modo bilanciare il ricircolo. Naturalmente ne beneficerà l'impianto, ne beneficerà il generatore, soprattutto se è una pompa di calore. Perché ricordiamoci, un impianto di ricircolo è acceso tutto l'anno, non ha fase estiva e fase invernale. Certamente qualcuno può impostare gli orari, magari una fascia oraria mattina, una fascia oraria pomeridiana, una fascia oraria notturna, però tutto l'anno. Quindi è una cosa che spesso non si sottovaluta, ma è un consumo veramente importante. Ecco, qua vediamo, questo potrebbe essere un albergo che sviluppa in orizzontale, e siamo andati a inserire su ogni anello una valvola di bilanciamento. Naturalmente all'ultimo non necessita, perché l'acqua sicuramente gli arriverà, quindi all'ultimo ce la possiamo risparmiare. Mettiamo una valvola di intercettazione. Quindi già che voi inserite una valvola di intercettazione, come si vede nell'ultimo anello, perché non inserire una valvola di intercettazione che possa anche bilanciare il ricircolo? Punto di domanda. Secondo me va fatto, soprattutto quando i ricircoli sono più di due. Questo è tutto. L'acqua Strom C è una valvola solo di intercettazione. Andiamo a vedere un attimino come funziona il sistema. Diciamo che in questi diagrammi si vedono le varie colonne di ricircolo. Quindi colonna più vicina, quella più lontana e così a scorrere. In questo diagramma si vede la portata della colonna più vicina, dalla colonna più vicina a quella più lontana. In questo diagramma si vede la temperatura. Adesso qui il ricircolo è stato impostato a 60 gradi. Diciamo che in Italia si imposta a 48. Comunque andiamo a vedere un attimino come decade. La portata, come potete vedere, l'anello più vicino è alta e va a decadere man mano il ricircolo si allontana. Stessa cosa la temperatura. In partenza è calda, ma vediamo che dalla prima colonna all'ultima perde addirittura 30 gradi. Quindi più è grande il ricircolo, più la zona sfavorita sarà fredda. Il sistema è questo sostanzialmente, quindi le zone vicine surriscaldate, le zone lontane fredde. Ripeto, la soluzione spesso utilizzata è quella di alzare la temperatura di ricircolo o andare manualmente, se ci sono valvole di intercettazione, a fare una regolazione. Ma è una regolazione comunque senza nessuna regola, non è calcolata. Quindi le colonne più lontane raggiungono portate sufficienti, la temperatura non è adeguata.
Ecco, andando a fare un bilanciamento solo delle portate, quindi inserendo valvole di bilanciamento solo di portata, non termostatica, andiamo a verifichiamo che la portata è stabile su tutte le colonne. Questa è la colonna più vicina e questa è la più lontana. Quindi la linea diventa praticamente la stessa portata dal più vicino e anche al più lontano. E la temperatura invece va un po' a decadere, però già migliora la situazione. Prima, se vi ricordate, decadeva di 30 gradi. In questo caso c'è una curva che va a cadere, ma perde soltanto 10 gradi. Quindi l'impianto è già bilanciato. Infatti andiamo a vedere che il caldo qui arriva. Se andiamo invece a fare una regolazione di termostatica, questa è una valvola di bilanciamento dove io imposto la temperatura, quindi voglio dire, se io ho un ricircolo a 40 gradi, sulla valvola, in questo punto proprio, imposto 40 gradi, se voglio 45-45, lei è regolabile da 40 a 60. Cosa succede? Quando di questo ricircolo, io imposto il ricircolo a 45, quando lei sente 40, si è impostata a 40, crea una perdita di carico che fa sì che la colonna a fianco arrivi a 40, che crea una perdita di carico. Naturalmente crea una perdita di carico, ma lascia un passaggio residuo, crea una perdita di carico anche questa perché arriva a 40 e lascia un passaggio residuo, e l'ultima gli arriva a 40 gradi. Quindi ho tutti gli anelli a 40 gradi. In questa soluzione vedete che le portate sono uguali, addirittura l'ultimo viene sovralimentato. Le temperature sono tutte alla stessa temperatura. Quindi ho un ricircolo bilanciato. Col costo di una valvola, che costa certamente un po' di più di una valvola intercettazione per sanitario, ma la stessa valvola è dotata di termometro e di una regolazione. E sicuramente, ripeto, darà beneficio al generatore. Soprattutto se è un generatore a pompa di calore, che per fare sanitario naturalmente deve lavorare a temperature più elevate. Quindi il bilanciamento della portata, si raggiunge la temperatura richiesta e tutte le utenze, addirittura sull'ultima colonna, addirittura c'è un surplus. Quindi queste sono le valvole queste qua sono semplici valvole di intercettazione. Queste sono valvole già di bilanciamento, scusate, sono già valvole di bilanciamento, però non della temperatura, ma solo della portata. Mentre questa, diciamo, è il prodotto, secondo me, centrale, quello da utilizzare, che fa la regolazione termostatica, come vi dicevo, da 40 a 65 gradi. Naturalmente la valvola include un termometro ecoibentata, può essere una valvola di scarico e naturalmente anche una valvola di intercettazione. Quindi si può sostituire la classica valvola di intercettazione su ricircolo, ma con i benefici di una valvola di bilanciamento termostatica. Naturalmente questa valvola, qualcuno può dire, cioè spesso mi capita che la contestazione sia: bene, una valvola che io otterrà a 40 gradi, ma se devo fare un ciclo antilegionella, se volessi fare un ciclo ad alta temperatura sul ricircolo, perché in questo impianto ci possono essere degli stagni in certe zone del ricircolo, come faccio a gestirlo? Questa valvola gestisce anche un ciclo antilegionella. Vi faccio vedere come. La valvola di per sé, io la taro, abbiamo detto, tirando via questo coperchio a 40 gradi. Però lei internamente ha degli scatti termici. Quindi, cosa voglio dire con degli scatti termici? Se ho impostato il ricircolo a 40 gradi, sulla valvola impostato 40 gradi e il ricircolo a 43, abbiamo detto che quando la zona della valvola arriva a 40, lei crea una perdita di carico per far sì che tutte le colonne successive arrivino a 40. La valvola però all'interno degli scatti termici. Se io vado a fare un ricircolo, faccio un ciclo antilegionella e alzo volutamente il ricircolo a 70 gradi, magari in fascia notturna, perché naturalmente se qualcuno ha la troppa calda si può anche scottare, quindi in fase notturna faccio un ricircolo a 70 gradi, cosa fa la valvola? Quando sento un delta T6, diciamo, andiamo a vedere la curva, qui la valvola sta lavorando, sente i 40 gradi e crea la perdita di carico. Lascia un passaggio residuo per far sì che vadano le colonne successive a bilanciarsi nella stessa situazione. Quando però io la investo con alta temperatura, quindi sente più 6 gradi, lei spalanca e fa sì che quell'anello di ricircolo venga invaso dall'acqua calda, fino a che questa non arriva a 73. Quando sente 73, o 73 o un delta T12, lei torna in chiusura. Quindi ritorna alla posizione che aveva. Quindi cosa fa? Fa sì che
che fa, cioè cosa succede, che adesso lo vediamo nella slide, cioè qui stanno andando a strozzare bilanciando, 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 e qui sono in fase normale. Attivo il ciclo antilegionella, quindi 70 gradi. La valvola sente 70 gradi, spalanca, fa sì che che il ricircolo giri a 70 gradi, quando sente 70 va in chiusura e parte la valvola successiva. Sente 70, chiude, e lo fa poi ancora la successiva. Sente 70, chiude, lo fa ancora la successiva. In questo modo io velocizzo il tempo del ciclo antilegionella e ho la certezza di averlo fatto su tutti gli anelli, perché si rischia altrimenti di pensare di averlo fatto il ciclo antilegionella, ma è stato fatto solo in quelle colonne più favorite, non quelle più lontane, perché la temperatura non ci è arrivata. Quindi questa valvola, con questi, io li definisco scatti termici interno, automatica, mi permette di fare il ciclo antilegionella su tutte le colonne. C'è qualche domanda, Walter? Guarda, una domanda: il costo della valvola. Molto, ma la costa della valvola al prezzo di listino è intorno ai 140-150 euro, quindi è una valvola, ripeto, se consideriamo che ha il termometro, è una valvola di intercettazione, è coibentata, secondo me è veramente, cioè questa valvola non si propone perché non è conosciuta, perché dove la propongo, adesso non voglio cadere nel commerciale, però dove la propongo, anche dove ci sono solo due ricircoli, vedete delle foto dopo, viene messa, perché i vantaggi che dà, è una valvola di scarico, intercettazione, c'è il termometro, fa tutte queste funzioni, io direi che è veramente è l'uomo di Colombo. Ecco, in questo impianto, adesso ho trovato una foto nel mio repertorio, questa presentazione è stata fatta fresca, e vernice fresca, ok? Ecco, questo vedete, c'è il collettore dell'acqua calda, dove qui ci sarà il sistema di produzione sanitario, il collettore dell'acqua fredda, quindi quello dell'acqua calda che va all'utenza, quello dell'acqua fredda che va all'utenza, e qui abbiamo i ricircoli. Ecco, basta applicarle qui, una, due, tre, qui, neanche in un impianto esistente, questo è uno di quelli felici, eh? A parte la bicicletta, vabbè, ho messo un impianto abbastanza felice dove i ricircoli sono in vista, però insomma negli impianti nuovi sicuramente possiamo metterli in vista, negli impianti vecchi possiamo andare a cercare. Ecco, ha quel funzionamento, quindi qui tutte le colonne, anche se c'è una che va e gestisce qualcosa di molto lontano, con queste valvole vi garantisco che il lontano non esiste più. Poi mi insegnate che il ricircolo non è una portata, è una temperatura. Quindi quando la valvola crea la perdita di carico, lascia un passaggio residuo che è la temperatura. E così, con la successiva, tutte le colonne a 40 gradi. Oventrop, visto che si è parlato di produttori sanitari con lo scambiatore pipe in tank, sostanzialmente quindi con scambiatore nell'accumulo, fornisce dei sistemi di ricircolo, questo si chiama RegoCircB, che è praticamente una pompa di ricircolo già montata in un sistema isolato con già una valvola di bilanciamento. Naturalmente qui darò soltanto la temperatura e valvole di bilanciamento, cioè è un kit per il ricircolo. Niente di più, cioè c'è un circolatore, già valvola di intercettazione e termometro con lo spisolamento. Mentre magari è un po' più interessante, un po' più composto, è il RegoCircM. RegoCircM sostanzialmente è un apparecchio dove abbiamo già dentro il nostro isolamento la pompa di ricircolo, il miscelatore termostatico e i termometri dell'acqua calda che arriva dall'accumulo o dalla produzione sanitaria. L'acqua calda che va all'utenza e la temperatura del ricircolo. Andiamola a vedere montato nell'impianto. Ecco, il ricircolo mi insegnate che c'è praticamente un miscelatore termostatico che porta calda alle utenze, potrebbe essere bagno 1, bagno 2, bagno 3. Io mi collego al bagno più lontano facendo l'anello di ricircolo, pompa di ricircolo che entra nel produttore sanitario o nell'accumulo, quello che è, nel vostro caso nel sanicube, esce dal sanicube e trova un miscelatore termostatico. Naturalmente al miscelatore termostatico arriva anche la fredda, miscela e va dalle utenze. Il ricircolo è semplicemente fare sempre questo giro. Molto semplice. Naturalmente a un certo punto, se non c'è prelievo e il ricircolo è coibentato, la valvola termostatizzabile a un certo punto sente caldo, perché dice, crea una perdita di carico, perché non c'è dispersione.
Cosa fa il sistema? Il sistema apre automaticamente, creandosi qua la perdita di carico, apre il bypass e non vado più a rompere nel periodo che l'acqua è già calda nel ricircolo, non vado più a rompere le scatole all'accumulo. Adesso lo vediamo in funzione. Quindi abbiamo detto acqua calda esce dall'accumulo, va al miscelatore termostatico, viene miscelato con la fredda e va alle utenze. Qui sono a bagno aperto. Qui sto prelevando acqua sia dal bagno 1 che dal bagno 2. Qui vado a impostare la temperatura che poi verifico immediatamente all'utenza. Quindi quando provo l'acqua calda, imposto ad esempio 45 gradi e li verifico. Quando vai in ricircolo, cosa succede? Qui si crea una perdita di carico perché non c'è dispersione. Quindi si apre il bypass, cioè così va in ricircolo, scusate. Quindi qui era la produzione sanitaria, c'era aperta l'acqua. Così va in ricircolo, quindi pesco l'acqua, va nel mio accumulo, miscelatore termostatico e faccio il mio giro. Quando arriva in temperatura che praticamente non sta disperdendo niente, si attiva il bypass. Poi dopo un po' che va il bypass, l'acqua si raffredderà e arriva a ripescare nell'accumulo. Quindi lo fa in automatico questo sistema. Il sistema non ha orologio, potete inserire voi un orologio, cavaliere, digitale, e fare partire la pompa quando volete. Naturalmente in questo sistema il consumo è minimo, perché le portate qui dal capillare, cioè il sistema gestisce un circolatore elettronico questo, quindi è una lampadina accesa. E con questo sistema, quando il circolo è già caldo, non vado mai a rompere le scatole all'accumulo. Ecco, qui lo vedete applicato, quindi qui a destra colleghiamo l'anello di ricircolo. Sulla parte bassa andiamo all'accumulo sanitario, poi sulla parte alta arriviamo con la cada dall'accumulo sanitario, la parte centrale va all'utenza e la parte qui in basso arriva la fredda per poter far lavorare il miscelatore termostatico. È abbastanza chiaro come collegamento o c'è qualcosa che non vi torna? Allora, tutto chiaro, un paio di domande. Allora, prima, quando una valvola riduce per raggiungimento la temperatura di un anello, non rischiamo di avere una portata insufficiente? Diciamo se la valvola crea la perdita di carico, vuol dire che non c'è richiesta sanitario, se no la valvola va in apertura. La perdita di carico qua, la strozzatura, avviene soltanto se non c'è prelievo sanitario, sono in fase di ricircolo quindi. E vi ho detto prima che il ricircolo non è una portata, è una temperatura, quindi è bene che giri poco quest'acqua, perché è una temperatura che gira, non una portata, a modo che il circolatore vada in minima portata e in minimo consumo. Sono riuscito a fare capire la... Sì, lavori sulla temperatura e non sulla portata. C'è una portata, diciamo, però non deve essere una portata, perché è un ricircolo, è una portata che si porta dietro una temperatura. Ok. Enzo, un pochino più vicino al microfono e poi una domanda. Sì, scusate. Una domanda da parte di Marco. Esiste un sistema di questo tipo anche per un numero maggiore di utenze? Quindi questo sistema è nato fino a 6 appartamenti. Io l'ho utilizzato anche in un condominio di 8 appartamenti. Quindi il KUS del miscelatore termostatico fino a 6/8 bagni riesce a gestirli. Dopodiché aumento a altri sistemi, quindi si ferma a questa. Altri sistemi, quindi diciamo sistemi abbinati a accumuli sanitari, si ferma questa taglia. Ok, poi andare avanti. Ok, qui lo vedete, ecco qui vedete i tre, qui è associato il sistema di ricircolo con le tre valvole, quindi collettore dell'acqua fredda, quindi arrivo dall'utenza, ci sarà qui un T che va a fare il gruppo di riempimento dall'impianto, collettore dell'acqua fredda, bagno 1, bagno 2, bagno 3, bagno 4, bagno 5, bagno 6. Qui arriva l'acqua calda dal produttore sanitario, bagno 1, bagno 2, bagno 3, bagno 4, bagno 5, bagno 6. E qui i ricircoli, ne ha fatto uno ogni 3 bagni evidentemente. Quindi questo prende i ricircoli, magari quelli più lontano, questi quelli un po' via e media e questi quelli più vicini. E abbiamo messo queste 3 valvole per far sì che tutti abbiano la stessa temperatura. Vi garantisco che questa valvola funziona, io ho un filmato che però caricarlo era un po' pesante, però ripeto, privatamente posso mandarlo, con WhatsApp posso mandarlo a Valta, non c'è nessun problema, la valvola funziona proprio come vi ho detto, perché di persona sono andato a testarle su impianti funzionanti. Ecco, qui vedete un impianto che c'è una parte Oventrop, qui praticamente un compensatore collettore dove lavora
la pompa di calore alla caldaia con i gruppi miscelati, e questa è la parte sanitaria. Quindi ecco qui un altro impianto, un gruppo di rilancio che manda l'impianto di riscaldamento e qua il ricircolo sanitario. La cosa bella è che con i ventata entro in centrale e ho subito all'occhio a che temperatura è il ricircolo, a che temperatura arriva l'acqua dal bollitore sanitario e a che temperatura è l'acqua calda sanitaria. Quindi in un'occhiata riesco a capire un po'. La cosa bella di Oventrop è questa, cioè entrare in centrale e sapere tutto come sta funzionando, senza andare a toccare i tubi come spesso facciamo. Niente, io concludo qui, ho concluso qui questa parentesi, insomma, sui ricircoli. Ora, altra domanda. Se torniamo in video, Enzo, e togliamo la condivisione dello schermo, ti faccio questa domanda, che sì, è appena arrivata da Ivan. Allora, aspettiamo che vediamo anche Enzo. Eccomi. Pronti. Allora, se ho tre bagni che staccano da un unico anello continuo, conviene mettere la valvola all'ingresso di ogni bagno? Eh sì, in questo caso sì. In questo caso il ricircolo è uno che va a fare i tre bagni. Però ripeto, se sono molto vicini, alla fine è un ricircolo solo. Se sono molto vicini questi tre bagni. Ok. Quindi speriamo, Ivan, se abbiamo risposto. Penso di sì. C'è qualche domanda anche per Salvatore. Gli apro il microfono a Salvatore. Così se c'è qualche domanda sui Sanicube. Non riesco ad aprire il microfono. A Salvatore, ci provo da qua. Io. Ecco. Chiuso io. Ah, ok. Io aprivo e tu chiudevi, va benissimo. Ok, ci sta. E vediamo se c'è qualche altra domanda da questa parte dello schermo. No. E aspettiamo. E sì, ecco, qualche minuto. Se allora, io intanto vi ringrazio, insomma, perché siamo riusciti a mettere, secondo me, due argomenti di due aziende, ma molto affini tra di loro. Perché appunto abbiamo spiegato come fare la produzione di acqua calda sanitaria attraverso i Sanicube, ma poi abbiamo spiegato l'importanza di bilanciare, perché tante volte succede appunto che la temperatura del rubinetto non è quella desiderata dal cliente, proprio perché magari c'è un anello di ricircolo non bilanciato e quindi le temperature non vanno bene e poi quindi la clientela si lamenta. E devo dire, era un'idea di fare fin dall'origine in azienda, in agenzia, fare dei corsi abbinando le aziende che rappresentiamo. Questa cosa del webinar è stata effettivamente una possibilità, insomma. Quindi vi ringrazio ancora i due relatori per questa possibilità che ci avete dato. Vi stanno facendo i complimenti in chat a tutte e due e li leggo volentieri, perché effettivamente è stato uno dei più bei webinar che abbiamo fatto fino adesso. Ciao Walter! Ecco, intanto ecco, arriva Angelo. Ciao, ciao a tutti. Dato che sono arrivato adesso, potete ripetere. Ecco. Allora, ripartiamo. Allora, parti tu, Salvatore, o parto io? Guarda, come sempre c'è la versione registrata per te, quindi poi te la preparo e te la mando. Non ci sono problemi. Perfetto, grazie. Guarda, stanno tutti quanti ringraziando, sta ringraziando anche, grazie mille, complimenti per l'idea, speriamo di ripartire tutti alla grande fino a questo incubo. Sicuramente Luca, lo speriamo tutti quanti, intanto però ci fa piacere fare questa attività insieme a voi, stiamo programmando anche altri incontri, quindi ci fa piacere insomma la vostra partecipazione, perché come dico spesso parlando poi direttamente con qualcuno di voi, effettivamente è un modo per sentirci, per stare insieme e per approfondire degli argomenti che a volte tutti i giorni non riusciamo a magari a fare, perché corriamo effettivamente tutti quanti. E se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti e chiuderei il webinar. Vediamo un po', qualche domanda? Niente. Continuano ancora a farvi complimenti. Bene, bene, siamo qua. Ah no, niente domande, ok. Grazie a entrambi per l'ottima spiegazione, un abbraccio virtuale, Valentino. Milka le dice che siete stati bravissimi, vi leggo insomma, vi stanno tutti facendo i complimenti e io vi ringrazio veramente, insomma, ve li meritate, perché è stato veramente un bel webinar. Allora, io chiudo la diretta del webinar, vi ringrazio e ci vediamo venerdì con Paolo Cugnal per quanto riguarda Blue Martin, per il discorso della ventilazione meccanica. Vi aspettiamo, grazie a tutti intanto. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Arrivederci.